Buongiorno, oggi non sto battendo le mani perché ci troviamo con nuovamente le pancine. Ah, che bella giornata! Il sole non c'è molto, gli uccellini cantano, non è vero, siamo a Milano e pancine. Mi raccomando, iscrivetevi e vi ricordo che fra 2 giorni, domenica 20 alle 18, inizia la prima live degli amichetti. Siateci. Il link è qua nel commento pinnato in descrizione. Direi che è tempo di partire perché il mondo è bello, ma è più bello se ci sono le pancine. Ciao Sabrina, prima lasciami spiegare il contesto. Io e S ci siamo messi insieme 3 anni fa. Io lavoravo in un negozio di abbigliamento e un giorno telefona lui in negozio per sapere se avevamo trovato un pazzo di chiavi. Oh sì, il pazzo di chiavi è quello che piace a me. È quando uno è matto e ci fai sesso. Oppure è un matto fatto esclusivamente di pezzi di metallo che entrano delle serrature. E nella conversazione iniziamo a parlare di tutto e dei miei sogni. Io non sapevo che aspetto aveva, ma comunque gli dico di passare un giorno in negozio per un caffè. Cioè, questa parla con uno sconosciuto delle sue cose e gli chiede pure un caffè. Ma cos'è, una facilina del signor distruggere? No, scusate, chiedo, eh. Lui arriva la mattina dopo e mi invita a uscire quella sera e io dico sì. Poi gli dicevo che ero dispiaciuta per le chiavi che aveva perso. Lui mi dice che forse non avevo controllato bene e che gli serviva. Perché erano quelle della casa della nonna. E allora mi convince ad andare in negozio dopo cena per controllare che lì facciamo tutto dietro alla cassa. Bro, le norme igieniche, ti prego. La gente. Ah, Dio, la gente va a comprare in quel negozio. Ah. Ma le chiavi non le abbiamo trovate, ci credo, avete chiavato. Succede che io e lui cominciamo a uscire, ma quando diventiamo ufficiali, delle commesse di altri negozi mi hanno detto che lui ci provava con tutte con la scusa delle chiavi perse in negozio. Allora litigniamo. Sempre bello litignare. E ci lasciamo dopo una settimana. Non ci sentiamo da allora, anche se forse ad agosto era lui in piscina quando sono andata con mio marito. Mi sono sposata durante questi lunghi anni, ma ho fatto finta di non vederlo. Secondo voi, se mi chiama, come devo reagire? Hai un marito. Fra. Gli devo dire che deve dimenticarmi? Oppure possiamo restare amici? Ma non lo so, fai tu. Ti ha praticamente chiavata usando la scusa più stupida del mondo, ma come preferisci. Grazie. La parte hot è quella dietro alla cassa, ma se scendo in dettagli si capisce tutto. Cos'è che si capisce che avete fatto? Comunque lei ha il quoziente intellettivo più o meno, circa come quella di un sacco dell'immondizia pieno soltanto di umido, perché anche lei era piena di umido alla fine della roba. La scusa delle chiavi sembrava così brutta, semplicemente leggendola da un racconto, che dal vivo secondo me è stata una di quelle cose imbarazzantissime, tipo, non so, ho dimenticato le chiavi da voi. Sì, in che senso ho dimenticato le chiavi? Cioè, come sono fatte? Sono le chiavi di mia nonna, sa? Sono molto importanti. Potrei venire a controllare bene. Mi scusi, guardi, se vuole può passare domani durante l'orario d'apertura e vediamo, eh. E dimmi, parlami dei tuoi sogni, bellezza. Ma scusatemi. Il racconto hot non è su suo marito? E qua vi volevo, e qua vi volevo. Un'altra puttanona. Ma perché non pubblicate più le storie di vero amore come una volta? Diglielo, Anna Rita, le vere storie, quelle dove la moglie non vuole fare sesso, ma si sottomette completamente al volere del marito perché che gusto c'è a fare l'amore se vuoi farlo quando puoi venire violata perché devi fare un figlio e devi sottostare ai voleri di tuo marito? Quello è vero amore. Ah. Che cosa devi fare se ti chiama? Devi attaccare, puttana! No, grazie, ti prego, ma non così. Ma non mi far urlare, devi attaccare puttana alle 9 del mattino. Ma grazie, per Dio. Sto incazzata, è matita, grazie. Scrivo per una mia amica che non è nel gruppo e non è ancora una pancina, anche se lo vuole tanto un piccolino, ma non riesce. Ciao Anna, sono io, mandi per favore al gruppo. Io purtroppo non sono mamma, ma lo voglio tanto. E il mio racconto hot non è proprio hot. E allora perché lo mandi nel racconto hot, se non è proprio hot? Io e mio marito abbiamo deciso di aspettare il matrimonio prima di unirci e dovevamo sposarci a luglio scorso. Rispetto tutte le opinioni, voglio bene a tutti, però quelli che vogliono aspettare il matrimonio prima di scopà, per Dio. Cioè, tu davvero nella vita vuoi aspettare tipo fino ai 20? Vabbè, questi si sposano a 22 anni. Vuoi aspettare fino ai 22 anni prima di fare tutto quello che c'è prima? Cos'è? Nulla? Cioè, tu arrivi a 22 anni che sei vergine, non hai mai fatto niente, non sai neanche dove si infila e dove si prende. Madonna, raga, vi aspettano anni di emozionante sesso.
missionario noioso. Ma ovviamente per via del virus abbiamo dovuto rimandare e forse rimandiamo anche quest'anno perché non sappiamo se a settembre riusciamo a sposarci. Quando siamo soli proviamo a fare delle cose senza far entrare lo stelo nel fiore. Io tocco, lui tocca e poi la gioia finisce a terra. Fazzoletto, qualcosa, ve prego, ma che schifo. Ma l'ultima volta è finta sulla mia mano e quando sono andata in bagno per lavarla prima di aprire l'acqua mi sono fermata. Non l'ho buttata. L'ho messa in un campioncino del trucco che avevo finito e lavato e ora è chiusa lì dentro e la tengo nel mobile del bagno, nascosta dietro ai detersivi. Oh mio Dio, che storia romantica e hot. Hai conservato dello sperma. Che tra parentesi, no, non puoi usare per metterti incinta perché dopo un po' di giorni, anzi in realtà dopo poche ore, gli spermatozoi muoiono. Il suo nome è Andrea, perché secondo me è un bel nome sia per maschi che per femmine. Come quella di Beverly Hill. No vabbè. Andrea è il mio primo figlio, ah. Posso far parte lo stesso del gruppo? Guarda, io ti consiglio un gruppo fatto apposta per te, si chiama Ospedale Psichiatrico. Devi chiedere come entrare, chiamando tipo il 118. Ti fanno un sacco entrare subito, secondo me, se gli dici che tieni i campioncini di sperma in un vasetto e gli dai un nome. Mio Dio, che ansia. Io mi immagino quando avrà un figlio, chiamiamolo Gervaso, gli dirà: lo sapevi, Gervaso? Tu hai un fratello più grande. Davvero, mamma? E come si chiama? Si chiama Andrea, ma non l'hai conosciuto. Me lo fai conoscere? Tira fuori questo tocchetto di sborra che ormai sarà diventato solido. Questo è Andrea, salutalo. Mamma, ho tanta paura. Sabrina, ma quando si riaprono le adesioni? Che io parlo sempre del gruppo nel gruppo scuola della mia piccolina e altre mamme vogliono entrare? Rispondi grazie, che non rispondi mai. Oh, adesso Sabrina non risponde più, è diventata un po' una VIP. Adesso che la odiano non va più bene. Sabrina ormai se la menicchia un po'. Sponsor time. Scusa, penso che si sia un attimo rotto. Sì. Ah, Gesù. Si è rotto il placement, scusate, riparo un secondo al volo. Non so dove... Beh, mentre riparano il placement, facciamo comunque un placement. Lo sapevi che con NordVPN la tua connessione è protetta, il tuo computer è protetto, i tuoi dati sono protetti e in più, protezione a parte, puoi anche fare un sacco di cose che non potresti fare normalmente. Puoi ad esempio vedere cose che in Italia non ci sono, come la nuova stagione di Peaky Blinders, che esce il 27 febbraio in UK, ma in Italia no, quindi se vuoi vederla subito, subitissimo, ti metti in UK e te la guardi. Magico, più facile di così non si può fare. Con il link in descrizione, che è il mio link, avrete uno sconto speciale, tutto per voi, ovviamente sempre coi 30 giorni di prova gratuita. Se non vi piace il servizio, dite no grazie e finisce lì. Il punto è che se pigiate il mio link, usate il mio link, mi fate lavorare. Devo pagare casa. Ciao Sabrina, questo messaggio è di Mirella. È bloccata su Facebook per 30 giorni per aver detto la verità sul suo profilo su quello che sta succedendo e sulla truffa mondiale. Pancina e complottista. Ah, la giornata non poteva andare meglio. Comunque, voleva partecipare e mi ha scritto sul telefono e ti giro qui visto che non ha il tuo numero e nemmeno quello di Deborah. Mio marito lo vuole fare sempre e io no. Allora spesso fa da solo, ma vuole che almeno lo guardo e guardo da lontano, che altrimenti lui fa lo scherzo e mi colpisce sempre con lo spru. Raga, uno degli scherzoni migliori da fare alla vostra fidanzata è dire: ah, adesso mi seguo mentre mi guardi, che non è assolutamente inquietante e non è triste. E poi quando meno te l'aspetti ti sborro di prepotenza negli occhi. Sì, metterò quella clip che non metto da anni. Sborro negli occhi. Ok. Una volta 3 ore per riempire la vasca e farmi il bagno, messo sali, essenze e dentro. Lui stava vicino alla porta a fare da solo, non mi dice che stava per finire, si avvicina di fretta e tutto addosso nella vasca. Gesù Cristo, ma cosa c'ha in 15 anni? Ma poi lei si prepara la vasca e tutto e lui è così. Oh sì, mogliettina. Cioè, c'è palesemente un problema di comunicazione tra sti due, perché lui vuole fare cose, lei zero. E questa cosa non va molto bene. Però se vi siete sposati potevate parlarne. Sono pancine, ma se... ma cosa penso? Ma fanculo, sono stupido io. Io urlo e proprio in quel secondo suona mia suocera che era venuta a pranzo da noi e non mi sono potuta fare bene la doccia e tutto il giorno così addosso. Che schifo. Lei ha preparato il bagno,
tre ore. Un casino, e sapeva che stava per arrivare la suocera. Cosa voleva fare? Pucciarsi e uscire? Non mi sembra il piano più brillante della storia. Anch'io ho commentato un post di Mirella sul suo profilo e Facebook mi disse che violavo la comunità. Dannati poteri forti. Ma quello è un olio naturale. Sono sicura che la sera la pelle era bella fresca. Io lo uso come crema quando mio marito fa più del solito. Anastasia, te prego. Oh sì. Delizioso unguento naturale. Che poi lascia quell'odorino di aringa, di Summer Strong. Che passi al supermercato e tutte le altre pancine sanno e ti dicono: wow, ma lei è alla moda. Ah, messaggio riscritto da Sabrina. La signora mandava note vocali invece di scrivere perché diceva di non saper scrivere. Il livello si abbassa sempre di più. Che cazzo è successo? Mio marito tiene problemi di salute e quando dorme fa il sonnambulo. Scusate, dato che c'è scritto tiene, devo ridirla in maniera corretta. Mio marito tiene problemi di salute, quando dorme fa il sonnambulo, ma non quello che cammina con il lenzuolo. Mi scuso con tutti i siciliani per la pronuncia brutta. I primi 2 anni di matrimonio non succedeva niente. Poi una sera lo trovavo fuori al balcone e lo riportavo a letto. E una volta camminava in cucina intorno al tavolo. Poi è successo che mi sveglia per fare sessualità. Donna, facciamo sessualità. Sì, uomo. Provvediamo a compiere la sessualità. Mentre facciamo, lui prova a entrare alle spalle. Io, sempre stata contraria, lo guardo. Ma aveva gli occhi chiusi e russava pure un poco. Era sonnambulo. E per non farlo svegliare e traumatizzare, faccio tutto. Ma lei, signor mio, è un po' un furbetto, un furfante, un birbantello. Ma vedo cosa ha fatto qui, lei, signore. Come sempre, i mariti delle pancine regalano queste perle di strategia e tattica che Rommel in confronto sembra un poppante. La mattina dopo, infatti, non si ricordava niente. E da allora sono 10 mesi e ogni settimana capita 4-5 volte. E ormai capita più di farlo dietro che avanti. Alla fine provo quella sensazione come di quando sei in bagno e fai popo, quindi né male né bene, indifferente. Ma almeno lui non si sveglia e si spaventa. Come si sacrifica lei per l'amore di suo marito, nessuna, eh. E io me lo immagino il tipo che fa: ok, non mi vuole dare il culo. Sì, mi ricordo quello scherzo che l'avevo fatto, che fingevo di essere No, vabbè. Se funziona, raga! Raga, se funziona. Magari l'ha scritto anche sul gruppo del calcetto. Mi sembra uno di quelli che lo fa. E di notte? Facciamo la sessualità. Ha funzionato. Ok. DiCaprio, in confronto, è un attore che vale zero. Che paura, però, se vai in bagno la notte e lo trovi in corridoio. Io urlerei, ma non li potete legare al letto come dei pazzi? Grazie Paola per questo input. Ragazzi, se siete sonnambuli, vi devo mettere le cinghie su tutto il corpo per non farvi muovere di un millimetro. Perché è pazzo sto animale? Ma veramente qui c'è qualcuno che fa sesso dietro? Quando ci presentiamo nel gruppo, nessuno la specifica questa cosa. Rivedere le regole, magari? Ciao, sono Riccardo e mi piace andare in palestra. Ah, piacere. Io sono Marcella e lo piglio in culo. Scusa. Eh? Complimenti per la tua pazienza e per il tuo racconto. La pazienza di prenderlo dietro, sì. Come diceva il detto, Pipo in culo non fa figli, ma fa male. Se lo metti ai figli. Aspetta, cosa...